Hai bisogno di gemme gratis? Clicca il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Un video abbastanza veloce, come avrete letto dal titolo vi spiegherò, vi darò dei metodi, trucchetti, consigli eccetera su come vincere, su come fare tantissime vittorie in questo nuovo baule battaglia tra clan. L'ho provata stamattina con un mio amico ed è davvero una sfida abbastanza interessante, anche se molti nel clan si riscontrano bug, lagga quando giocano eccetera, quindi vi sconsiglio di giocare se vi lagga eccetera, altrimenti perdete soltanto tempo, però al più presto sicuramente la Supercell risolverà. Io vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace e proviamo a raggiungere i 4000 mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale per consigli eccetera. Qui in alto a destra trovate il video di l'altro ieri su GTA 5 Online, le gare scannate, se ve lo siete perso andatevelo a vedere, e vi aspetto domani alle ore 14 sul canale con un nuovo chest opening che è stato posticipato di nuovo perché voglio portarvi questo video. Come potete vedere qui il mio registro di battaglie, calcolate soltanto quelle là con Biggie 46, perché qui con il killer abbiamo perso a tavolino praticamente perché ho dovuto togliere. E nulla, allora vittoria, qui c'è una sconfitta, ce la siamo giocata abbastanza male, vittoria, sconfitta, vittoria, insomma abbiamo fatto un bel po' di vittorie, quindi ce la siamo giocata abbastanza bene, abbiamo un minor numero di vittorie, un minor numero di sconfitte, scusate, e un grande numero di vittorie. Allora ragazzi, un consiglio che vi posso dare è che innanzitutto dovete essere amici o al massimo vi scambiate, non so, i contatti telefonici, parlate tramite WhatsApp, tramite Skype o qualunque altra cosa. Ad esempio ho giocato contro il mio amico insieme al mio amico di classe, quindi potevamo parlare, una comunicazione diretta, ma magari potete parlare a telefono con qualche vostro amico di clan, non so, vi scambiate il numero. Non giocate con persone con cui non potete parlare perché la difficoltà si triplica, fidatevi, e vi dovete accordare sui deck da fare. Noi abbiamo avuto un'ottima idea, cioè come potete vedere un deck molto simile al mio, ma è stato fatto un remake, cioè ragazzi ho tolto le difese dal mio deck e ho aggiunto il domatore e il gigante royale, doppio attacco, perché io mi sono creato un deck di full attacco e il mio amico si è creato un deck full difesa. Ragazzi, vediamo un attimo se lo trovo il deck del mio amico, ed ecco qui ragazzi il deck che ho utilizzato, il mio amico Biggie 46. Allora, l'estrattore lo dovete avere entrambi, cioè appena iniziata la battaglia raga piazzate, bombardatevi di estrattori che sarà fondamentale per il proseguo. Barbari, torre inferno, stregone di ghiaccio per la difesa, il tronco vi consiglio di averlo entrambi o almeno avete le frecce se non avete il tronco, la gelo per forza raga perché io piazzo il domatore e lui mi supporta il domatore oppure il gigante royale con la gelo, e anche la gelo è ottima in difesa. E questo qui è il mio deck, ve lo faccio rivedere, molte combo le facevamo insieme, ad esempio io dico io piazzo il gigante royale, tu piazza dietro gli sgherri oppure tieniti la gelo oppure tieniti le frecce per difenderti. Vi faccio vedere qualche replay, però insomma più o meno è sempre la stessa cosa ragazzi, noi praticamente lui stava di fronte a me e comunicavamo su ciò da fare. Quindi ragazzi, allora piazziamo sempre entrambi gli estrattori, però vabbè gli avversari ce li contrastano con razzi eccetera, e qui più o meno ci siamo difesi abbastanza bene. In pratica lui fa il lavoro nel difendersi e io conservo l'isil per l'attacco, in questo caso ho utilizzato gli sgherri lui per difendersi, io ho piazzato il gigante royale per fare il contrattacco con il mio gigante royale e i suoi sgherri. Poi nulla, qui è stata praticamente per il primo minuto un full difesa più o meno, anche se all'inizio qui abbiamo subito e ci hanno buttato giù la torre, e in questo caso l'unica cosa che ci restava da fare era piazzare estrattori di elisir. Qui i barbari scelti, ci difendiamo con i barbari, però lui ci piazza la gelo, ci fa fuori anche l'estrattore e quindi eravamo in un grandissimo svantaggio. Di nuovo qui razzo, minatore eccetera, però io con il domatore, lui con la gelo, e si fanno buone combo in questo modo. E nulla, allora qui ci continuiamo a difendere, ce la siamo portata quasi in pareggio, entrambi sgherri, lui torre inferno, io piazzo anche il barile per non ricevere altri danni, e lui ora parto con gigante royale, lui parte con i barbari che sono ottimi anche per l'attacco in questo caso, tronco e procuriamo altri danni e praticamente ci siamo portati in pareggio. Lui qui ha sprecato proprio una gelo, qui barile mio ho sprecato e lui ha utilizzato le frecce perché ha piazzato l'orda di sgherri. In questo caso poi raga
lui piazza il razzo 246 HP alla sua torre, io piazzo il gigante royale, doppio tronco da parte nostra e addio, e vinciamo la battaglia. Quindi ragazzi, questo metodo è davvero ottimo, uno all'attacco, l'altro alla difesa, si riesce a vincere facilmente. Però un consiglio che vi posso dare: accordatevi, parlate al telefono oppure state di persona con i vostri amici. Guardiamo anche quest'altro replay, un'altra vittoria 2-1, mettiamo per 4 per ora. Poi raga, avevamo sperimentato anche un altro deck, soltanto pozioni, cioè di colpire la torre centrale, ma non è ottimo, non serve tantissimo. Qui allora abbiamo procurato un sacco di danni, io con il domatore, lui mi ha aiutato con la gelo. Raga, davvero ottime accoppiate. Infatti qui gli buttiamo subito giù la torre, frecce, e ora qui abbiamo fatto tantissima difesa, anche se poi alla fine ci ha buttato giù la torre. Però una volta buttata giù la torre, come ben sapete, perché utilizza il gigante royale, poi è facilissimo buttare giù l'altra torre con il gigante royale messo di lato, che lo può colpire soltanto la torre secondaria. E qui lui ha fatto un bell'attacco, però noi ci siamo difesi altrettanto bene e nulla, abbiamo vinto facilmente, praticamente estrattori addirittura in difesa. Quindi raga, voi accumulate tantissimi estrattori, mettetevi ben d'accordo sulle combo da fare. Questo qui è un deck che io vi consiglio di utilizzare. E nulla, già che ci siamo, già abbiamo finito il baule praticamente, ci apriamo anche il baule, praticamente iniziato stamattina, già abbiamo finito tutto. 1620 di oro, 13 sgherri, ottimo, ce ne vuole per portarli al 13, 49 gang dei goblin, ma stiamo registrando? Sì, stiamo registrando. 7 moschettieri, carta epica, tornado, 20 mega sgherro, 2 veleno e carta comune 178 cannoni. Va bene, dai, abbiamo finito in un attimo la challenge completata. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se già avete completato la challenge. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se vi sono stati utili questi consigli. Attivate la campanella delle notifiche a fianco al tasto delle iscrizioni. Andatevi a vedere il video precedente sulle gare scannate di GTA 5. Schiattate dalle risate. E noi ci vediamo domani, che è sabato, non so a che ora lo faccio uscire domani il video, alle 14 o alle 19, non so, con un chest opening, no jamming. E niente ragazzi, qui da Casa Sani è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.